Guglielmo Stendardo, quest'anno una nuova esperienza con la LUISS, del quale tu sei docente, naturalmente. Il progetto come si snoda? Ma il progetto è un progetto innanzitutto formativo, educativo ed è un progetto unico in Italia perché è l'unica università che si occupa concretamente di dual career, cioè per tutti i nostri iscritti conciliare sport e studio diventa una condizione possibile. Tant'è vero che i ragazzi che costituiscono il mio organico sono tutti ragazzi che studiano giurisprudenza, economia e sono tutte persone che cercano di conciliare sport e studio. Li tiro nel Cilento, a Rocca d'Aspide, dove c'è l'aria salubre, c'è tanta accoglienza. Come si sono trovati i ragazzi? Ma non è la prima volta che Rocca d'Aspide si dimostra meta ottimale sotto tutti i punti di vista, non solo per noi sportivi. Bisogna ringraziare in primis il sindaco Giuliano Gabriele che ha fatto di tutto affinché si potesse portare avanti questa iniziativa, tutta l'amministrazione comunale di Rocca d'Aspide. Il mio fraterno amico Giuseppe Giuliano, che si è dimostrato disponibile non solo con il suo ristorante, ma anche con la sua pazienza, direi, e con la sua disponibilità. Ovviamente non posso non ringraziare poi la BCC di Capaccio, il direttore Giancarlo Manzi e il presidente di Convergenza Rosario Pingaro, che voglio ringraziare per tutto quello che hanno fatto, per l'ospitalità che ci hanno riservato e soprattutto la città di Rocca d'Aspide che ci ha ospitato. Per chiudere, in quale campionato parteciperete? Ma questo sarà il campionato di eccellenza, è il nostro. Ieri sono usciti i calendari, sicuramente, ripeto, vorremmo fare bella figura, però alla base il progetto è formativo, educativo e soprattutto dobbiamo cercare di attuare quella rivoluzione culturale che prevede per tutti gli sportivi innanzitutto lo studio e poi lo sport. Grazie.